parlare, c'è ancora bisogno del Pride e come vedi questa giornata astigiana? Piacerebbe festeggiare con una buona bottiglia di spumante astigiano una società migliore, una società in cui non venga condannato l'amore ma la violenza, in cui a essere discriminati e puniti non siano gli omosessuali e le transessuali ma gli omofobi e le transfobi. Una società in cui una persona deve essere giudicata in base alla propria preparazione quando va a fare un colloquio di lavoro e non in base a come si pensa. Una società in cui le persone che hanno la fortuna di conoscersi e di amarsi possano sposarsi come tutti gli altri e non solo unirsi. Una società migliore, una società che obbedisca all'articolo 3 della nostra Costituzione, che dice che tutte e tutti abbiamo pari dignità sociale. Non vedo l'ora di stapparla quella bottiglia. Ecco, e che cosa c'è ancora da fare? Vai, vai. Ci sono da fare delle cose a livello locale e delle cose a livello nazionale. A livello locale penso che tutti gli enti locali, i comuni, debbano fare dei passi in avanti per una vera e propria inclusione, per avere dei comuni non solo OGM free, ma anche omofobia free. A livello nazionale vorremmo un Parlamento meno omofobo, un Parlamento che possa tutelare la nostra integrità fisica e morale con una legge che preveda l'aggravante per atti di violenza legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e il matrimonio uguale. Senti, ci aspettano secondo te a livello politico dei momenti difficili in futuro? Allora, guarda, dire la verità, io non è che credo che questo governo con Salvini possa fare grandi cose sui temi etici, dalla legge sull'omofobia, allo ius scholae, all'uso terapeutico della cannabis. Può fare delle cose a livello economico, può fare delle cose per il PNR, per gli aiuti, però per me Draghi, lo dico sinceramente, non è il mio eroe. Quando c'è stata la discussione sulla legge sull'omofobia non ha speso una parola per farci sapere almeno se era favorevole o meno, un atteggiamento un po' democristiano. Vedremo, io vorrei un governo più coraggioso, che magari prende esempio dal coraggio nostro, dal coraggio delle persone che ci mettono sempre la faccia nelle battaglie che fanno, delle persone che non sono ambigue, delle persone che dicono dei chiari sì e dei chiari no, delle persone che rispondono al grigiore di chi applaude al fallimento di una legge che poteva tutelare la nostra integrità fisica e morale, rispondendo